questa barretta di polvere colorata, in forma cilindrica o squadrata, si chiama gessetto. Per dare risalto al suo colore, conviene utilizzare un supporto scuro come un cartoncino nero, meglio se ruvido. Il gessetto, strofinato sulla superficie, lascia una traccia opaca e asciutta. In base al modo in cui usi il gessetto, potrai ottenere effetti diversi tra loro. Se disegni di punta, traccerai linee sottili. Puoi sfruttare questa caratteristica per disegnare linee guida come disegno preparatorio per il tuo soggetto. Ruotando e premendo la punta su se stessa, otterrai puntini. Se vuoi ottenere grandi campiture in poco tempo, striscia il gessetto di lato. Oppure stendi una dose generosa di pigmento e poi espandila con lo sfumino. Per ottenere un effetto più deciso, ripassa poi i contorni con una linea scura. Per creare una sfumatura, accosta due colori e poi passa con delicatezza sul foglio il dito. Otterrai così un'area di tonalità intermedia. Se vuoi ottenere un particolare dai colori più brillanti, usa l'acqua. Immergi i gessetti nell'acqua per qualche secondo prima di utilizzarli. Se sono molto sottili, fai attenzione. Se li lasci nell'acqua troppo a lungo, potrebbero sciogliersi. Fai scolare il liquido in eccesso e poi provali sul disegno. Il colore con i gessetti bagnati sarà molto più intenso e vivo. Tieni a mente qualche trucco. Per la loro composizione, i gessetti sono fragili. Strofinali senza fare troppa pressione per non spezzarli. Stai attento a non sporcare il disegno con le polveri che si creano. Non toglierle con le mani, ma passa delicatamente un pennello asciutto e morbido, oppure soffiaci sopra. Ricorda infine che i gessetti sono facilmente cancellabili. Questo ti aiuta in caso di errore. Ti basterà strofinare un dito con un po' d'acqua. Ma se vuoi che il tuo disegno non sbiadisca, dovrai proteggerlo con uno spray fissativo. Un cartoncino nero non è l'unica superficie scura e ruvida su cui disegnare. Durante l'intervallo, scatena la tua fantasia anche sulla lavagna o sull'asfalto del cortile. Se i professori sono d'accordo. Sei pronto per provare? Buon disegno!